Buongiorno, eccomi. Oggi voglio cominciare questo programma sentendo una delle introduzioni più belle per un'aria. Adesso andiamo subito a sentirla. Questa era la magnifica introduzione di Una furtiva lacrima. C'è questo dialogo fra l'arpa e il fagotto che è veramente bello. Chi non conosce quest'opera è una delle opere più belle e che possono più avvicinare una persona che non sia mai andata a teatro. Oggi cosa cuciniamo? Cuciniamo i peperoni ripieni, quindi dobbiamo darci alla cucina, quindi mettiamo un po' d'olio a scaldare, al quale poi aggiungeremo un pochino di soffritto. Vado a prendere il soffritto. Ciao Johan! Ehi Fulvio, ciao, come stai? Grandissimo Fulvio, ti ricordi quanti elisir d'amore abbiamo fatti? Allora, vado a prendere il soffritto. Ok, intanto torniamo all'aria e ce la cantiamo perché... Allora, una cosa, siccome... Queste pubblicazioni, io di queste pubblicazioni Elisir d'amore non l'ho registrata. Oggi canterò sulla base come si fa quando si studia. A questo servono queste pubblicazioni di canto l'opera. Quindi noi sentiremo soltanto. Ehi, ciao Riccardo, come stai? Sentiremo soltanto la base e sulla base io canterò. Andiamo, via. Tagliato un pochino le zucchine, dobbiamo aggiungerle a
È vero, guarda Fulvio, cosa si fa per... cosa non si fa per divertirsi? Dai. Cosa c'è? Cos'è il vino? È arrivato il vino! Allora, ragazzi, mi è arrivato in diretta il vino. Dobbiamo ringraziare il mio amico, il mio carissimo amico Jairo Neira, che ha una cantina fantastica a Treiso, nelle Langhe. Per chi non conosce Jairo Neira, Jairo Neira è uno dei grandissimi sommelier che ci sono in provincia di Cuneo, dove ci sono le Langhe, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Quando ci sarà il momento di poter tornare fuori per strada, una raccomandazione è quella di poter andare nelle Langhe. Allora, finiamo di tagliare questa zucchina, mettiamo intanto la seconda parte dell'aria. Solo istante i palpiti dal suo bel cuore senti. Facciamo rotolare tutta questa roba. Così, benissimo. Adesso prendiamo il nostro tacchino.
e ho comprato le fese di tacchino. Adesso le separiamo, che era congelato. Separiamo, ok, separato così, e lo tagliamo. Ah! Allora, aspetta, allora, faccio una cosa perché è arrivato. Scusate, ma è arrivato. Grazie, grazie, grazie al mio carissimo amico Jairo, che ci ha mandato tutta sta roba. Ok. Tagliamo il tacchino a quadratini. Man mano che tagliamo, lo mettiamo assieme alle verdure che abbiamo già rosolato. Allora, intanto vi faccio anche sentire la versione di Stefano Secco, che aveva registrato questo per Canto l'Opera mentre cucino io, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Dentro.
Allora, lo puliamo dentro. Ciao Paola, come stai? Lo puliamo dentro, così rimane un contenitore, poi riempiremo con questa roba qua. Tanto. Allora, intanto aspetta, fermiamo, lo portiamo di nuovo alla base. Allora, io oggi devo fare un saluto speciale ad una persona che è diventata una star dei media, e adesso compare sui telegiornali e anche sui canali di Instagram, su Facebook, su YouTube, e si tratta della mia carissima amica Mima Scattino, che è una delle nostre sarte del teatro, che ha rilasciato delle bellissime interviste che riguardano la confezione delle famose maschere che il Teatro Regio adesso sta confezionando. E allora saluto Mima, la nuova star del social media. Bene, allora finiamo di pulire i peperoni, perché una volta che sono puliti dobbiamo riempirli. Ciao Margherita, ciao, come stai? Eccola. Allora, parliamo un attimo dell'aria. Quest'aria ha una grandissima difficoltà. Uno, perché se l'aspettano tutti. C'è gente che va in teatro a sentire l'Elisir d'amore soltanto perché c'è quest'aria qua. E se l'aspettano, il tenore canta tutta l'opera, perché è una di quelle opere in cui il tenore canta di più. Pensate che in tutta l'opera c'è soltanto un numero in cui il tenore non canta, proprio prima dell'aria, che c'è il duetto di Alina e Dulcamara. Il resto tutto il tempo sta cantando, ed è un'aria di una grandissima difficoltà per l'insistenza sul passaggio. Insistenza sul passaggio che per il tenore non è indifferente. E poi riuscire a cantare le indicazioni che Donizetti ha fatto per quest'aria, in cui c'è bisogno delle mezze voci, delle dinamiche grandissime di crescendo, diminuendo. È un'aria di un'espressività proprio molto molto grande. Allora, io adesso aggiungerò un pochino di besciamella. Oggi non l'ho preparata, besciamella da supermercato. Solo che mi serve proprio poco, giusto per rendere un po' cremosa questa roba qua. Aggiungiamo un pochino. Gira, solo giusto per rendere cremoso questo ripieno dei peperoni. Io secondo me posso già spegnere. Ok, il ripieno è pronto. Quindi, allora, prendo una teglia.
Allora, disponiamo qua la teglia, prendiamo i peperoni e andiamo a riempire. Quindi, riempito il peperone, semplicemente lo mettiamo da parte. C'è Annalisa Stroppa. Ehi, ciao carissima, come stai? Si può morire d'amore. Buonissimo. Allora. Ciao. La mozzarella era fantastica. I peperoni sono pronti. Ferma la musica. Io poi adesso vi faccio vedere i peperoni come sono. Sono soltanto da sfornare, mettere al forno per far sciogliere la mozzarella. E poi l'accompagnerò con del riso bianco, semplicissimo,
E visto che è arrivato il vino, possiamo prendere questo spettacolare Arneis Lange che abbineremo al nostro pranzo. E niente, vi saluto, grazie a tutti quelli che sono venuti, che hanno partecipato. E ci vediamo un altro giorno con un'altra ricetta e un'altra aria.